Ma ciò, Rapiniamo il Duce è il primo film nel quale non fai tutto tu, per citare il trailer che hai rimontato. Com'è andata? Ti sei trattenuto? Ogni tanto andavi da Renato De Maria e gli dicevi: ma io questa inquadratura la farei un po' più così? Sì, esatto. Io andavo da Renato De Maria e gli dicevo: ma io questa inquadratura non la fare, fanne un'altra. Oppure, no, in realtà non è che ho fatto assolutamente, però magari in alcuni momenti avevo l'attenzione, la mia attenzione non era solo sul mio personaggio, ma era su tante altre cose che non mi spettavano, tipo, non lo so, problemi di aiuto regia, con l'aiuto regia, cioè cose da chi non fa solo quello. E certe volte ho aiutato anche, ho dato i miei consigli qua e là. Però questa esperienza, insomma, mi ha aiutato molto invece a fare solo l'attore, cioè ho cercato veramente di togliermi, mi ha dato questa libertà, no? Di non avere tutto sulle mie spalle, e quindi mi sono sentito molto molto più leggero del solito, e mi sono concentrato nel fare quello che hanno fatto tutti gli altri attori, cioè stare nel mio personaggio e cercare di apportare qualcosa al film. Ed è stata molto molto utile, e mi ha fatto sicuramente crescere e sperare in una prosecuzione di questa mia parte, insomma, di carriera, soprattutto perché ho trovato anche altri compagni, cioè ho trovato un'esperienza di condivisione più forte di quelle precedenti che avevo fatto, in cui ero molto più dall'alto e vedevo tutti dall'alto, invece qui ero con loro, ed è molto utile per un regista fare questo tipo di esperienza. Nel film si accenna al rapporto tra cinema e fascismo attraverso il personaggio di Maurizio Lombardi, e sebbene Rapiniamo il Duce attraversi vari generi, compreso la commedia, non manca di sottolineare quello che poi in realtà è anche l'orrore di quegli anni. Credete che il cinema abbia la responsabilità di raccontare il passato, ma anche di essere un monito per il futuro? Bella domanda. Sì, diciamo che il cinema può aiutare a raccontare, a spiegare e anche a far vedere magari cose che sono successe attraverso altri punti di vista, altri modi, altre situazioni. Questo film è un film d'azione, però allo stesso tempo è una commedia, fa ridere, però è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi ti fa capire che si può raccontare anche una storia di questo tipo, molto pesante, però anche con un sorriso sulla faccia, comunque in maniera un pochino più leggera. Quindi sì, secondo me, diciamo, il cinema è un mezzo, è un'arte molto utile per far esercitare il sentimento della compassione. Quindi tu, guardando un film, guardando un personaggio, è come se ti identifichi, come se provi compassione, ti emozioni per lui, no? Mm-hmm. Anche se magari non è esistito, appartiene a un'altra epoca. E quindi in questo modo, sì, è come se sì, ti fa provare dei sentimenti e ti fa prendere delle posizioni. Mm-hmm. Può essere incisivo sul mondo, credo di sì. Credo che una delle particolarità del cinema di Renato De Maria sia l'estrema attenzione ai dettagli, ma anche poi alla volontà di creare sempre un cortocircuito. Penso anche solo all'uso che fa delle musiche in questo film. Secondo voi, lavorandoci, appunto, avendo avuto modo di lavorare con lui, qual è il punto di forza del suo essere regista? Sicuramente ha una visione chiara, personale, delle cose. Ci mette tantissimo impegno, tantissima attenzione, poi nei nostri confronti è sempre stato molto attento, come dire, si preoccupava di sapere come stavamo durante la scena, se c'erano cose, se volevamo avere chiarimenti. Mm-hmm. E quindi sicuramente l'attenzione e anche l'umanità che ha nei confronti delle persone che hanno partecipato alla realizzazione di questo film, quello fa tanto. Sono d'accordissimo, soprattutto anche l'umanità penso che in un regista sia fondamentale, perché poi deve trasmettere a tutta la troupe e a tutto il cast questa umanità che poi serve per rendere il film più vero e più magico. E io da regista mi rendo conto che a me manca questa cosa qui, e lui invece infondeva in tutti un senso di collaborazione, collaboratività,
che fa molto bene al cinema, perché il cinema in fondo è collaborazione di persone, quindi e lui era veramente la persona a cui ti rivolgevi con più tranquillità insomma, e senza nessuna remora, cioè noi se avevamo dei dubbi, cioè ci chiedevamo, e lui era iper disponibile, disponibile. È vero, sì, sono d'accordissimo. E poi è un regista che ha proprio molta cura. Secondo me è innamorato degli attori, cioè gli piacciono proprio gli attori e gli piace che l'attore sia libero nel suo film all'interno, proprio di creare e di portare delle cose sue. Quindi, no, un'esperienza umana incredibile e artistica anche. Grazie mille per il vostro tempo, grazie. Grazie.